Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono a Zagabria, arrivata nella mattinata. Ho cazzeggiato un pochino in zona stazione prima di fare il check-in. Poi ho cazzeggiato anche in ostello. E adesso è arrivato il momento, visto che un pochino la temperatura si è abbassata, di visitare un pochino almeno i dintorni che ci sono qui vicino all'ostello. Ci sono alcune cose interessanti, quindi ve le faccio vedere. Secondo giorno qui a Zagabria. Ieri alla fine avete visto soltanto molto poco, alla fine, perché ho esplorato giusto un po' la città bassa. Oggi invece andrò un pochino più a fondo, sempre qui nella città bassa. Diciamo, la città bassa è caratterizzata dalla numerosa presenza di musei, mentre quella alta da molte chiese, vi avverto subito. E quindi l'intenzione è quella di finire il tour qui la città bassa con tutti i musei e anche l'orto botanico, e magari farvi vedere anche qualcosina della città alta. Vediamo cosa riesco a fare oggi.
Con questo si conclude la visita alla parte bassa della città. Adesso sono sulla Ilica, che è la strada principale, quella dello shopping. E adesso direi che passiamo alla parte alta. Già da oggi vi farò vedere qualcosina e poi domani. Il video mi sembra già abbastanza lungo con questi 2 giorni, quindi ho deciso di dividere il mio soggiorno a Zagabria in 2 video. In questo video avete appunto visto i primi 2 giorni, mentre nel prossimo vedrete gli altri 2. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi per assolutamente non perdervi il prossimo. Vi invito anche ad andare magari a recuperare quello di Fiume, Rijeka, la tappa che ho fatto prima di Zagabria. Se avete qualche consiglio da dare, qualche aggiunta, non esitate a lasciare un commento qui sotto. Condividete il video se pensate di avere qualche amico interessato a Zagabria. In descrizione trovate tutti i link ai miei social dove potete seguire le mie avventure in diretta. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!